Go Buster! È una giornata di sole e papà Bus vuole portare Buster in gita al mare. Buster saluta mamma Bus e partono. Urrà! Ma, oh cielo, Otis sta bloccando la via! La strada è chiusa! Buster è molto turbato. Ma perché? Ma sembra che papà abbia un'idea. Guarda che bel fiume! Possono fermarsi a pescare! Buster è deluso però, perché voleva andare al mare. Papà gli insegna a pescare. Wow! Adesso tocca a Buster. Buster si sta annoiando. Non è divertente come essere in spiaggia. Perché papà Bus è così entusiasta? Aspetta! Qualcosa sta tirando la lenza di papà! Cosa sarà? Wow! Papà ha preso un pesce enorme! È troppo grande! Papà non è abbastanza forte! Buster si unisce a lui e lo aiuta! Attento, Buster! Ops! Sono stati trascinati in acqua! E il pesce trova la cosa molto divertente! Buster e papà non si arrenderanno così facilmente! A quanto pare hanno un nuovo piano! Il pesce sta nuotando nel fiume! Papà lancia la lenza e il pesce abbocca di nuovo! È un altro tiro alla fune! Guarda! C'è Buster che galleggia nel fiume! Aha! Preso! Buster ha catturato il pesce con il retino! Vai, Buster! Papà è molto orgoglioso! Ben fatto, Buster! Il pesce nuota via! Alla prossima, Fishy! Alla fine la pesca si è rivelata molto divertente! Guarda! È Buster il Bus! Ma... oh! Sembra proprio assonnato! Sta andando fuori strada! Oh no! Buster è finito in una pozzanghera fangosa! E ora è bloccato! Povero Buster! Come uscirà da lì? La mattina dopo, Scout la macchinina va al garage di Buster! Ma, oh cielo! Buster non si trova da nessuna parte! Dov'è? Ma guarda! Delle tracce di fango! Scout le segue per vedere dove si trova Buster! C'è Diggly la russa! Scout gli dice che Buster è scomparso! Devono trovarlo! Scout e Diggly lo cercano insieme! Guarda! Una scia di dolcetti! Dove potrebbe portare? Wow! Cos'è stato? Ah, Pivu, è solo Robin! Scout spiega che Buster è scomparso! E Robin accetta di unirsi alle ricerche! Avranno maggiori possibilità di trovarlo se lavorano insieme! Il povero Buster è solo e al freddo! Scout guarda dietro gli alberi! Diggly guarda accanto alle rocce! Cosa ha visto Robin? Altre tracce di pneumatici! Guarda! Ecco Buster! È ancora bloccato nel fango! È qui da un sacco di tempo! Robin va a dire a Diggly e Scout che ha trovato Buster! È proprio oltre la collina! Ecco il povero Buster! Diggly e Scout possono aiutarlo! Lavorando insieme, Diggly e Scout tirano Buster fuori dalla pozzanghera fangosa! Ecco fatto! Ora Buster è finalmente libero! È molto grato ai suoi amici per averlo salvato! Ora è tornato sano e salvo nel suo... Guarda! C'è Scout! E c'è anche Buster! Penso stiano giocando ad acchiapparella! Cosa ha visto Buster? Oh wow! Un labirinto! Scout ci sta entrando! Forza Buster! Vai a cercarla! Chissà da che parte è andata Scout! Eccola là! Insieme si fanno strada nel labirinto! E adesso da che parte dovrebbe andare Buster? Di qua! Oh, guarda! Un fiore giallo! Che bello! Ancora qualche svolta! E ora? Da che parte? Di qua!
Aspetta un attimo, è di nuovo quel fiore! Buster ha girato a vuoto! Forse ripetendo il percorso all'indietro riuscirà ad uscire? Ecco Scout! Anche lei si è persa! Wow! Buster e Scout si sono ritrovati! Grazie al cielo! Ma ora devono trovare il modo di uscire! Scout sale sul tetto di Buster! Forse riuscirà a vedere l'uscita! Eccola! Ottimo lavoro, Scout! Partono veloci verso l'uscita! Ma da che parte è? Oh cielo! Sono ancora persi nel labirinto! Guarda! Tracce di gomme! Possono seguirle e arrivare all'uscita! Bella idea, Buster! Ecco di nuovo quel fiore! Ancora un po' e... Urrà! Sono riusciti ad uscire! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Guarda! È Rita l'auto sportiva! Sta sfrecciando all'interno del labirinto! Oh beh, immagino che Buster e Scout dovranno aiutarla ad uscire! Buster, Ash e Mira stanno giocando a nascondino al parco coperto! Ecco Buster! È nascosto nella piscina di palline! Ash l'ha trovato! Ora Ash sta cercando di prendere Buster! Veloce, Buster! Ash è proprio dietro di te! Ops! Sembra che abbia trovato Mira! Preso! Bravo, Ash! Li hai presi! Ecco papà Bus! Dice che è ora di andare! Ma Buster, Ash e Mira non vogliono andarsene! Sembra che abbiano un piano! Via! Il gioco è iniziato! Papà Bus sta cercando di prendere Buster! Ma Buster è troppo veloce! Quasi! Oh no! Papà Bus è andato contro la piscina di palline! È il momento perfetto per trovare un nascondiglio! Dove possono nascondersi? Mira ha trovato un posto dietro i blocchi! Buster ha visto lo spazio dietro lo scivolo! Ma c'è già Ash! Presto, Buster, presto! Papà Bus ha ricominciato a cercarli! Dov'è Buster? Eccolo! Ma papà Bus non l'ha visto! Papà Bus vede delle ruote vicino ai blocchi! Chi sarà? È Mira! Bravo, papà Bus! Dove potrebbero essere gli altri? Cos'è che si muove dietro lo scivolo? Boo! Ecco Ash! Ma dov'è Buster? Eccolo! È nascosto dietro il tunnel! Sembra che abbia un'idea per distrarre papà Bus! Cos'è? Una pallina rimbalzante! Papà Bus va a controllare! Adesso Buster può trovare un nuovo nascondiglio! Che furbetto! Forse Buster può usare il trampolino per arrivare al nuovo nascondiglio! Papà Bus non riesce a trovare Buster da nessuna parte! Ha trovato un nuovo nascondiglio nella piscina di palline! Vabbè, papà Bus, Ash e Mira hanno deciso che è ora di andare! Oh no! Sono andati via senza Buster! Boo! Ti abbiamo trovato! Che idea astuta! Bravi ragazzi! Adesso è davvero ora di andare! Che giornata divertente! Buster, Bandito e Mira stanno giocando con il loro pallone da calcio! Papà sta pescando! Ah, niente pesci oggi! Bel tiro, Mira! Wow, un altro ottimo passaggio! Wow, attenta, Mira! C'è qualcosa che non va! Il cappello preferito di Mira! Il pallone l'ha fatto cadere! Non trovano il cappello di Mira da nessuna parte! È andato perduto! Mira è molto triste! Quel cappello era il suo preferito! Ma sembra che Buster sappia come trovarlo!
useranno la loro immaginazione e trasformeranno la ricerca in un gioco. Dove potrebbe essere il cappello? Oh, quelle impronte sono molto grandi! Chissà dove portano. È un dinosauro! E indossa il cappello di Mira! Scappate! Bandito è finito nella pozzanghera! Attenti! Aspetta! Il dinosauro ha visto il suo riflesso! Penso che gli piaccia il cappello! Ma è di Mira! E lei lo rivuole! Bel tiro, Mira! Oh no! Il cappello sta volando dritto verso il vulcano! Come faranno adesso a riprenderlo? Buster può riuscirci! Deve solo usare la sua immaginazione! Ecco Super Buster! Vai, Buster! Ce l'ha fatta! Ha ripreso il cappello di Mira! Fatto un gioco divertente e hanno ritrovato il cappello di Mira. Ogni cosa è più divertente se usi l'immaginazione e trasformi tutto in un gioco. Per Buster è ora di andare a scuola. Non deve dimenticare la borsa del pranzo. Ecco Scout. Non vogliono arrivare in ritardo. Ma chi è quello? Un piccolo camion dei pompieri? Buster lo saluta con la mano. A scuola, l'insegnante ha una sorpresa! Lui è Ash! È un nuovo bambino della scuola! Si unirà alla loro classe! Ash sta andando da Buster, perché prima lo aveva salutato! È entusiasta di essersi già fatto un nuovo amico! Oggi i bambini impareranno a parcheggiare! L'insegnante gli sta mostrando come farlo correttamente! Adesso tocca a loro provarci. Scout ce l'ha fatta! E Buster? Oh! Ash rimane molto vicino al suo nuovo amico. Segue Buster ovunque vada. Non capisce che Buster sta cercando di parcheggiare. Oh cielo! Penso che stia infastidendo Buster. Buster vuole un po' di spazio, ma Ash non l'ha capito. Durante la pausa, Buster e Scout stanno giocando. Oh, il povero Ash non ha amici con cui giocare. Ma Buster e Scout hanno un'idea. Ash può giocare con loro. Nonostante tutto, adesso sono amici. Ora stanno giocando tutti insieme. Bel colpo, Ash! È davvero bello fare nuove amicizie. Buster è davvero entusiasta di andare a giocare con la sua migliore amica Scout. Con cosa giocheranno oggi? Oh, il nonno ha un'auto radiocomandata! Buster la guiderà per primo. Brum brum! Guarda come va! Ora vuole provarci Scout. Ma Buster vuole continuare a giocare. Scout non pensa che sia giusto. Tocca a lei! Oh cielo!
Ora stanno litigando per il radiocomando. Entrambi vogliono controllare la macchinina. Oh no! L'auto si è schiantata e si è rotta! Ora non può giocarci più nessuno. Buster e Scout sono arrabbiati l'uno con l'altra. Non vogliono più giocare insieme. È triste quando gli amici litigano. Ma aspetta! Penso che il nonno abbia un'idea. Dà il radiocomando a Scout e la macchinina a Buster. Dovranno lavorare insieme per aggiustare il gioco. Ah, hanno fatto pace. Gli amici si perdonano sempre. Ecco, ora possono controllare l'auto insieme. È una luminosa giornata di sole e Buster vuole giocare fuori. Ma cosa c'è qui? Ha lasciato i suoi giocattoli sul pavimento. Buster sa che dovrebbe metterli a posto, ma ha troppa voglia di andare a giocare. Wow! Buster sta raccogliendo tutti i giocattoli molto velocemente, ma non molto bene. Oh cielo, ha rovesciato il bicchiere! E passando il pavimento ha lasciato acqua ovunque. Poco dopo Buster è fuori a giocare. Cos'è successo? La mamma è scivolata sull'acqua! Oh cielo! La stanza è ancora molto disordinata. Buster si sente in colpa per non aver pulito bene, ma può migliorare le cose. Deve solo pulire adeguatamente e prendersi il tempo per farlo bene. Mamma e Buster possono farlo insieme, come se fosse un gioco. Le faccende domestiche sono più facili da fare se le rendi divertenti e sono molto più veloci se si lavora insieme. Ecco, Buster sta anche ripulendo la bevanda che ha rovesciato. Perfetto! La stanza è finalmente in ordine! Adesso Buster e la mamma possono andare a giocare a palla insieme! Urrà! È una luminosa giornata autunnale! Buster e Diggly si stanno divertendo un sacco a giocare con la macchinina radiocomandata! Vroom, vroom! Guarda come va! Guarda, c'è la mamma! È venuta a chiamarli per mangiare. E ricorda a Buster di mettere via i suoi giocattoli. Buster mette via il controller, ma... guarda, la macchinina è rimasta in giro! Ora Buster e Diggly sono tornati per continuare a giocare. Ma... oh no! Non vedono la macchinina da nessuna parte! Dove potrebbe essere? Potrebbe essere nella scatola dei giocattoli? No! Forse è nella spazzatura? No! Forse è sepolta sotto le foglie autunnali! Deve essere qui da qualche parte! Aspetta! Penso che Buster abbia un'idea! Se usano il controller, senti il motore dell'auto. Da dove viene il rumore? Da sotto quel mucchio di foglie? Evviva! Hanno ritrovato la macchinina. Ma aspetta, ora manca il controller. Dov'è sparito?
Oh, eccolo! Bella vista, Buster! Ora Diggly e Buster possono divertirsi di nuovo a giocare con la loro macchinina radiocomandata. Ma questa volta si ricorderanno di rimettere i loro giocattoli nella scatola quando avranno finito di usarli. Ottimo lavoro! È una nuova giornata! Ed è ora che Buster vada a scuola! C'è Diggly! Possono andare a scuola insieme! Andranno a scuola di corsa! Whoosh! Mi chiedo chi sarà il più veloce! Wow! C'è un anatroccolo sulla strada! Dovrebbe stare più attento! C'è mamma anatra! Sta cercando di attraversare la strada con i suoi anatroccoli! Ma attenzione! Ecco che arriva Terry! Arriva anche l'insegnante! Oh no! Grazie a Diggly e Buster, la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza! Ah, stanno andando a nuotare in quello stagno! Oh oh, quell'anatroccolo sta tornando sulla strada! Ottimo lavoro, Buster! Ora gli anatroccoli stanno tornando sulla strada! Buster e Diggly li aiutano a attraversare in sicurezza! Anche mamma anatra sta attraversando! Complimenti a tutti per l'aiuto! Ma Terry e l'insegnante vogliono andare o faranno tardi? Aspettate un attimo! Penso che Buster abbia un'idea! Cosa stanno facendo con quelle vernici? Delle strisce arcobaleno? E dei cartelli? È un attraversamento per gli anatroccoli! Ora la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza ogni volta che vuole! C'è di nuovo l'insegnante! Gli sta dicendo di sbrigarsi! I ragazzi farebbero meglio ad andare a scuola o arriveranno tardi! Ottimo lavoro, ragazzi! Ci sono Buster e Scout! Si stanno divertendo un sacco a giocare nelle pozzanghere fangose! Ma, oh no! La povera Scout non si sente molto bene! Ah, vabbè, potranno giocare di nuovo insieme domani! Ora Buster entra in casa e mangia uno spuntino! Ma, cielo! Non ha lavato le ruote fangose prima di mangiare quella mela! Non è molto igienico! E ha lasciato le impronte fangose delle ruote ovunque! Oh, cielo! La mattina dopo, la mamma va a svegliare Buster! Ma, oh no! Buster non ha per niente un bell'aspetto! Povero Buster! Wow, ho la febbre! Oggi dovrà restare a casa per poter guarire. Ora è il momento della medicina. A Buster non piace l'aspetto, ma la mamma sa che lo aiuterà a stare meglio. Ecco, non è stato così male. Ora Buster deve solo riposarsi. La mattina dopo, Buster si sente molto meglio. Anche Scout si sente meglio. Possono uscire e giocare di nuovo. Ma aspetta! La mamma dice che dovrebbero prima lavarsi le mani, così non si ammaleranno di nuovo. Ottimo lavoro! Aspettate! La mamma ha un'altra idea. Possono indossare anche queste mascherine per non ammalarsi. Fatto! Ora Buster e Scout sono pronti per giocare all'aperto in sicurezza. Sono così felici ora che si sentono di nuovo meglio. Guarda, è Buster e si sta divertendo a giocare nelle pozzanghere di fango. E quello chi è? È Cosy Coop. Buster adora farsi nuovi amici. Vuole che Cosy giochi insieme a lui. Cosy è un po' timido, ma Buster lo incoraggia. Giocare nelle pozzanghere di fango è divertentissimo. Cosy salta dentro! Hurra! Ora stanno giocando insieme! Hop, hop, hop! Tra le pozzanghere di fango! Splish, splash, splosh! È stato divertente! Ma ora sono sporchi di fango! È ora di andare all'autolavaggio a darsi una lavata!
Eccolo! Buster mostrerà a Cosy come funziona l'autolavaggio. Buster lo accende, i rulli iniziano a girare e loro entrano. Ma aspetta, qualcosa non va! Sono ancora sporchi! L'autolavaggio non li ha lavati! Ci deve essere qualcosa che non va! Buster va a controllare. Cosy prova a premere dei pulsanti. Ups! Il rullo colpisce Buster sulla testa! E questo cos'è? Il pulsante dell'acqua! Oh oh! Cos'è quel rumore? Splash! Buster e Cosy sono tutti bagnati! Ma sono ancora sporchi di fango! C'è qualcosa che non va nell'autolavaggio! Cosy entra e Buster guarda i pulsanti di controllo. Fatto! La leva è bloccata! Buster non riesce a tirarla giù! Wow! Guarda quante bolle! Che spasso! Fiu! Otis, la macchina della polizia, ha spento l'autolavaggio! Almeno ora Buster e Cosy sono puliti! Ma guarda! Otis è ricoperto di bolle! Buster sta preparando il cestino per il picnic del compleanno di Ash! Avrà bisogno di una coperta da picnic! Di qualcosa da bere! Di cos'altro ha bisogno Buster? Marshmallow da arrostire sul fuoco! Grazie, papà Bus! Non dimenticare il regalo di Ash! Buster è davvero entusiasta di festeggiare il compleanno di Ash! Cosa c'è che non va, Buster? Sembra un po' malato! Non vuole perdersi la festa! Buster e papà sono arrivati! È ora di giocare insieme ad alcuni giochi di società! Buster non ha un bell'aspetto, ma non vuole perdersi il divertimento! Stanno giocando a nascondino! Oh no! Buster si sente davvero male! Forse sedersi accanto al fuoco lo farà sentire meglio? I suoi amici sono preoccupati per lui e vogliono assicurarsi che stia bene. Forse i marshmallow lo faranno sentire meglio. Non riesce nemmeno a mangiare i marshmallow arrostiti. Papà Bus sta per portare Buster a casa a riposare. Ma non può dimenticare il regalo di compleanno di Ash! Che cos'è? È un set da pittura! Che bel pensiero, Buster! Ad Ash è venuta un'idea! Sta passando un pennello a Bandito e Scout! Chissà cosa dipingeranno! Buster sta riposando a casa, non felice come è di solito. Deve prendere la sua medicina e dormire un po' per sentirsi meglio. Bravo Buster! Il giorno dopo Buster si sente un po' meglio, ma è ancora triste per essersi perso il compleanno di Ash. Papà Bus ha portato a Buster della zuppa calda. E cos'è quello? I suoi amici hanno fatto un disegno! E sono là fuori! Urrà! Buster è molto felice di vedere i suoi amici. E il disegno lo fa sentire molto meglio! È Halloween! Ash e Scout sono a casa di Buster, pronti per fare dolcetto o scherzetto! Wow! Quel costume da zombie è fantastico! Bandito non è impressionato! Boo! No, Bandito non vuole partecipare! Pensa che travestirsi sia da bambini! Buster, Scout e Ash partono per la loro avventura a fare dolcetto e scherzetto! Aspetta! Anche Bandito vuole i dolci di Halloween!
Sembra che abbia un'idea. Bandito ha copiato il costume di Buster. Sono esattamente uguali. È arrivato alla fattoria di Terry. Sembra proprio Buster. Dolcetto scherzetto? Wow! Guarda quanti dolcetti! Oh, guarda! Sono arrivati Buster, Ash e Scout. Dei dolcetti per Scout. Qualche dolcetto per Ash. Aspetta! No! Terry pensa di aver già dato molti dolci a Buster, ma in realtà era quel birichino di Bandito. Povero Buster. Ad Ash e Scout piace il loro riflesso. Cos'è? L'incarto di un dolcetto! È un altro! È Bandito che sta mangiando tutti i dolci! Buster ha un piano. Ash e Scout fingono di pensare che Bandito sia Buster. Bandito si guarda nel riflesso. Aspetta un attimo, ora ci sono due banditi! Bandito è un po' confuso e un po' spaventato. Dove sono andati gli altri? Il piano di Buster ha funzionato! Bandito è stato colto in flagrante! Ed ecco Terry con altri dolci! Rimane confuso davanti ai due zombie. Li dà di nuovo a Bandito, ma Bandito li condivide con Buster. Che divertente confusione! Buon Halloween!